Il mio passione per il mare è incominciato quando avevo 15 anni. Stavo vedendo delle persone che fanno il windsurf. Ho deciso a quel momento che volevo farlo anch'io. Ho avuto un incidente, fortunatamente. Ho dovuto fare un po' di riabilitazione. Era fisioterapia nell'acqua. Allora faccio una cosa che almeno mi piace. E ho cominciato a fare l'apnea. Vince di tutto, anche in campo internazionale. La consacrazione nel 1986 con la vittoria nel mondiale di stile libero a Mistral Worlds. Nel 2014 entra nella Hall of Fame delle Olimpiadi di Malta ed è considerata un'icona nelle isole maltesi come uno dei migliori sportivi nella storia dello sport locale. Lei è Francesca Vincenti, quinta e ultima ospite di Discover Malta. Ho incontrato anche persone che fanno subacqua. Allora ho deciso a fare anche un corso dell'open water di subacqua. Chi meglio di lei può raccontarci le acque di Malta? Crocevia di storia e cultura grazie alla sua infinità di reperti e relitti che rendono le immersioni una continua scoperta. Francesca ci ha portati a Bahar Hich Kagak, la baia dai piccoli sassi. Qui a Malta abbiamo molti spot per fare subacqua che sono accessibili dalla costa. Eh sì, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Anche Umberto Pellizzari, pluricampione del mondo di apnea, è assiduo frequentatore dell'isola. Umberto ha insegnato una cosa importante, che devi avere una vita calma, e quando fai l'apnea non devi mai andare da soli. Sono andata sull'Imperial Eagle, un relitto a San Paolo. Vicino a questo relitto c'è una statua, la statua di Gesù. E questa statua è stata messa là dopo che è venuto qui a Malta il Papa Giovanni Paolo I. Sono scesa abbastanza per vedere almeno questa statua e sono rimasta veramente impressionata, perché a quel momento, quando tutto era così silenzioso, mi ho sentito totalmente così piccola, così piccolissima. Questo mondo grandissimo e nel questo mare incredibile. Ho sentito che c'è un posto nel mondo per tutto. E sono forse un ambasciatore per questo sport anche qui a Malta, che ho una responsabilità dell'importanza dell'ambiente, perché siamo qui soltanto per un piccolissimo tempo nel mondo. Si conclude qui, dopo 5 settimane, il nostro viaggio sportivo a Malta. Potrete rivedere tutti gli episodi di Discover Malta quando e dove volete su Sky Go e Sky On Demand.